Siccome è una cosa bella tosta, io ho percepito qualche scintilla di follia più o meno autentica in qualcuno di voi in alcuni momenti, cioè io lo porterei più avanti, che adesso sta ancora nella fase che non si capisce se è denuncia oppure, tra virgolette, immedesimazione, che sono due cose completamente diverse, perché uno fa un discorso, diciamo così, più antropologico e l'altro è più, diciamo, drammaturgico in senso diretto. E magari è giusto che proceda in entrambe, diciamo così, le direzioni, però poi alla fine una delle due deve avere il sopravvento, come dire, mettersi in gioco. Stiamo facendo una denuncia, certo. O stiamo solo facendo capire che la pazzia certo. È un po' in tutti. Ma io sono fiera, che il mio dovere l'ho fatto. Ma c'è una cosa, che ogni notte l'ipidizi toi io contemplando le passo di la notte fino al giorno. Il testo è un testo originale, no? È una curiosità perché ho messo in scena l'anno scorso la storia di Maria Lotzner-Menti, che è stata una portatrice carnica friulana morta a Timau, eccetera, eccetera. Ecco, prima ha accumulato tantissimo materiale, quindi lettere, sì. Storie, un po' tante cose, anche perché purtroppo di donne del sud non c'è quasi nulla, cioè, perché c'erano le Croce Rossine, portatrici di gerli, siccome il fatto che il maggior numero di morti, quindi di caduti, è stato in Sicilia, è vero. Ho voluto un po' invece di raccontare la storia di una donna del nord
mi sono ispirato un po' a tutte le cose che ho visto, qualche lettera, così. Evidenzia il fatto che dei nostri 650.000 morti, oltre quasi il 48% fossero uomini del sud, e di questo 48% la maggior parte erano suicidi. Com'è? Sentire il fuoco che ti consuma lentamente! Ma... eh? La consapevolezza che rimarrà sempre! Ma... nel martirio di questo corpo città! La mia faccia! La mia faccia! Solo Zoe ha avuto il coraggio di uccidersi davvero! Si vede che siete convinti, che ci credete. Tanto vale farvi un po' più di male, perché viene fuori qualcosa di ancora più interessante. No, poi anche come, diciamo, gioco sullo spazio, sul corpo, sui movimenti, piccolo già background dietro di esperienze. Una dopo l'altra, le quattro ragazze, una per volta, muoiono o finiscono male. E quindi è ancora più pesante, ancora più drammatico. Quindi hai ragione, tipo, questa è una traccia. Centrare in 15 minuti quattro storie raccontando solo dei frammenti e individuando quattro personaggi deciso di fondare la nostra compagnia, composta solo. Abbiamo lavorato molto in improvvisazione sui passaggi di tempo. Mi è sembrato di cogliere un paio di citazioni di Lars von Trier. Se erano volute o sono nate così per caso? Quindi erano volute. Stanno nei nostri bagagli. Sì.